Amici, parliamo subito di numeri, che sono le uniche cose che contano. Il Bologna, insieme all'Udinese, ha 2 punti di vantaggio sulla terz'ultima, che è l'Empoli. E io ho sempre detto, il Bologna deve giocare sull'Empoli, considerando io che 2 squadre siano già retrocesse. Media gara 0,90. Ci si salva con 0,90? Sì, ci si salva meglio con 0,95. Il Bologna l'anno scorso fece una media di 1,05. La media ideale sarebbe 1,10. Però ti salvi anche con 1 punto a gara, cioè a quota 38. A quota 35, 36, non lo so, non lo so. Tremano le natiche. Ecco, va bene. Ora, parlando della partita di ieri, un Bologna senza qualità, perché se tu sei una squadra senza qualità, giochi un calcio alla Carlone, alla Boia d'Ugiuda, senza qualità. E secondo me con Inzaghi giocherai sempre un calcio senza qualità. Secondo me, dopo un'ora di calcio, il Torino doveva essere in vantaggio 3-0. Contro un Bologna inesistente, inguardabile, impresentabile. Poi succede che in una mischiaccia Santander è quello che ha i migliori tempi di reazione, il più lesto di tutti, gol 2-1, ma vabbè, 2-1, Torino andrà 3-1. No, perché il Torino fa un erroraccio. Calabresi fa una prodetta, 2-2 il Torino, la palla del 3-2, la sbaglia, 2-2, meraviglioso, un punto stupendo che ti consente di passare da 7-8, però adesso ci sono 3 partite, pese, non perché devi incontrare Juve, Napoli e Inter, pese perché devi incontrare Sassuolo, là, Atalanta, che recuperando Ilicic ha recuperato un tesoro, Atalanta, qui. E poi vai a Chievo, dove non so se Ventura riuscirà mai a fare qualche punto. Io mai avrei preso Ventura, mai prenderei un allenatore che ha preso 2 sberle con la nazionale. Bene, allora andiamo ai voti. Scorucchi è uno che ha evitato che il Torino facesse 4 gol, 6,5, Baie 5,5, Danilo 5,5, Dykes 5, Calabresi 7, attenzione, questo mi sembra un ragazzo molto in gamba quando parla, quando gioca, giovane, è già entrato nell'Under 21, bravo Bigon qui, Scorucchi, bravo Bigon, Calabresi, bravo Bigon, altre cose di Bigon, mamma mia, però le cose vanno, le verità vanno dette, vanno espresse, vanno sottolineate fino in fondo. Andiamo avanti. Allora, Poli 5,5, Noghi 5, ah, Elander, mi ero dimenticato, 5. Ma Pulgar come ha messo? È così a terra che non può giocare in questo centrocampo del Kaiser. Andiamo avanti, Orsolini deve giocare quasi sempre, 6 più. Palacio deve giocare quasi sempre, 6 più. Santander 7, ha già fatto 3 gol, ne farà 14, 8, che non è la stessa cosa, ne ha già fatti 3. Vuota al Bologna. 5 fino al gol di Santander, forse anche meno di 5. 6,5 dopo, 5, 6,5, media 5, 3/4, e dai, e via, e vai, arrotondiamo. Bologna 6 meno. Bene, allora. Ma il Bologna è afflitto da varie cose, tanto afflitto da un'assoluta mancanza di qualità. Bigon non ha preso dei terzini,
non ha preso, oltre a Santander, dei bomber, perché oggi, quali sono i bomber del Bologna, visto che destro è, scusa caro ragazzo, cadaverico, ma non vorrei offenderti. Vabbè, allora adesso bisogna fare 4-5 punti nelle tre partite che vincono come risultato minimo. E poi bisogna cambiare questo 3-5-2, ma Pippo è fuoco, sì, qualche volta, desiderio di che non si sa. E soprattutto è una testa di acciaio, testa di ferro, è uno che pensa di avere inventato il calcio e di imporre il suo totem, il modulo, anche quando questo modulo si rivela incongruo. Campionato. La Juve. Qui c'è da fare un ragionamento. Il Bologna va a Torino con la Juve e dice prendiamo subito due gol e poi cerchiamo di andare a casa il prima possibile. Genoa no. Juric va e dice se io prendo un gol tento di pareggiare. Pippo, fuoco e desiderio. Allora Juve, poi Napoli che ha il miglior allenatore di tutta la Serie A, se Allegri me lo consente, e poi l'Inter vince dopo aver dominato il Milan e fa gol Icardi, perché poi fan gol sempre gli stessi. Allora, io ho sempre una domanda che rivolgo anche ai cari amici che poi saranno i protagonisti al pallone nel 7. Ma quando mai il Bologna potrà puntare al nono, decimo posto? Fra quanti anni, fra quanti decenni, fra quanti secoli il Bologna potrà puntare a ciò che raggiunse la gestione Guaraldi, Setti, soprattutto Pioli? Punto interrogativo. Arriviamo a Basket City. Basket City! Una Virtus senza il suo centrone titolare, bravo Ovale, fa meraviglie ad Avellino, fa 100 punti, 96, sono come 100. Ma gli americani, è lì, la campagna di mercato se l'ha fatta Martelli, come mi dicono, ha fatto una grande campagna di mercato, una grandissima Virtus, una grandissima Fortitudo. Io ho visto la partita che la Fortitudo ha giocato a Treviso, esce uno e entra un altro che fa sempre canestro, esce quello che fa sempre canestro, entra un altro che fa sempre canestro, e poi la Fortitudo ha uno straniero, il pivot Lernen, che è da A1, da vertice della A1. Bene, anche le ragazze della Matrix Plus, che senza Nanucci, senza Storer, senza Rosier, secondo me giochicchiano, perché io la partita sono riuscito a vederla anche da casa. Ad Orvieto vincono di 22. Avevo detto all'allenatore, guarda, a me non interessa niente, vinci di 5, sono contento, vinto di 22. Gli ho detto abbiamo giochicchiato, mi ha detto guarda che io ho vinto di 22. Va bene. Ma la Matei Plast, che oggi è, a mi pare, al quarto posto, è destinata a salire. Date retta a me. Pallavolo. Perché la Serbia allo spasimo ha battuto la grande Italia? Ma è semplice, perché la miglior giocatrice della Serbia, quella mancina terribile, la Boskovic, si è rivelata migliore della migliore delle nostre, che è stata la Vosetti, perché le due migliori giocatrici della Serbia si sono rivelate migliori delle due migliori giocatrici dell'Italia. E così l'Italia ha perso allo spasimo, però niente da dire, allo spasimo ha vinto la Serbia. Vogliamo parlare di motori? Vabbè, Marquez se vuole vince 10 mondiali di seguito, ma non eguaglierà, credo, il formidabile nostro Agostini. E nella Formula 1, il titolo mondiale di Hamilton
è semplicemente rimandato. Vettel è un grande pilota, ma è anche un asino che fa continuamente delle asinate. Amici cari, poi ci vediamo sempre nei prossimi giorni. Sassuolo-Bologna, un punto va bene. Chievo-Bologna, ce ne vogliono tre. Bologna-Atalanta, ce ne vogliono tre. 1+3=4+3=7. Farà 7 punti il Bologna? No, non li farà. Punto e viva!